allora, nella tua ideale classifica, la mettiamo al primo posto tra le trazioni anteriori? Sì, e ti dirò di più. Miglior trazione anteriore, ma anche una tra le migliori auto che abbia mai guidato. Bene, tra le trazioni anteriori io metto la firma col sangue che questa macchina è l'assoluto vertice di categoria. In questa scena stavo scendendo giù, poi sarei salito per la prima volta a bordo della Type R insieme a te. Non ho parlato molto nel video, l'hai visto, venivo su come un pazzo perché mi stava piacendo molto. E quando sono arrivato in cima mi stava per scappare una lacrimuccia. Sì. Ok, quello è stato un momento che io reputo intensissimo nella mia carriera di YouTuber, di test driver, chiamami come vuoi, perché mi sta succedendo sempre meno questa cosa. Mi capita di emozionarmi molto raramente ultimamente, vedi, perché ne ho guidate talmente tante che quella cosa potrebbe diventare quasi routine e sarebbe bruttissimo, no? Tu cosa hai provato stando a fianco a me per la prima volta in una macchina del genere? Cioè, hai avvertito qualcosa di diverso? Allora, io ricordo di avertelo detto, lo ripeto qui perché siamo senza sound, senza emozioni. Non hai mai guidato così bene come sulla Civic, innanzitutto, ma proprio tecnicamente hai guidato molto impostato e molto molto efficace. E ho notato che tremavi alla fine, quindi avevo capito. Infatti io te l'ho rotto quell'inizio di Sì. lacrima, te l'ho rotto io Meglio perché quella lacrima. mi sarei poi vergognato troppo. No, invece la macchina è quella, la Honda fa questo effetto, ha sempre fatto questo effetto. È una macchina talmente progettata con questa idea chiara, no? La performance sopra di tutti. Gli ingegneri della Honda hanno sempre avuto mano libera dal marketing, perché sappiamo benissimo che quando anche si progettano, si deliberano vetture sportive, marchi da grande numero, diciamo, a me non piace parlare di generalisti, gli ingegneri, i reparti tecnici hanno sempre qua appollaiato il marketing che ti tozzolea, wei wei, Sì, lo ricordati. dicevamo nel Ecco, video della i30N, mi ricordo. esatto. Questa macchina, ricordiamo una cosa, sono 1020 esemplari e questa è uno di 100 esemplari che sta in Europa, la Limited Edition. Stiamo parlando di un prodotto che ovviamente non è a tiratura limitata, molto di più di tiratura limitata. Ricordiamo che la sua concorrente più diretta, la Mégane Radicale di esemplari ne ha fatti 500, non 1020. Pazzesca. Io me la sono sentita veramente tanto cucita addosso. Il cambio manuale mi connette ancora di più col veicolo. Però Marco, sai come la vedo io, no? Cioè, sali a bordo e metti il rec, perché mi piace anche per il pubblico dare quella prima impressione. Di auto ne abbiamo guidate tantissime, ultimamente ne stiamo facendo a dismisura. A trazione anteriore soprattutto, vedi il 30N qui. Anzi, andatevi a vedere questo video se non l'avete ancora fatto. Sulla Type R ho avuto un'emozione fortissima e mi sono sentito a mio agio immediatamente. Vedi anche il cambio manuale, quella connessione che hai col veicolo. Ho sentito tutto a posto, la posizione di guida, l'erogazione del motore, la fiducia che ti dà. La fiducia è una cosa importante, no? Assolutamente, ma hai detto, mi piacerebbe pensare che sul canale abbiamo proposto la trilogia delle migliori trazioni anteriori del mondo, no? Per Ok. quanto mi riguarda, anche se abbiamo un intruso che è proprio questa qui, questo oggetto qui, perché abbiamo sempre parlato di Leon Cupra, oppure Cupra Leon, ok? Perché la reputo un prodotto che manca, forse ecco, per essere completi inseriremo anche questo nel canale, Ci perché chiedono anche una Ford è Focus anche la Ford RS. Focus. Della RS io ho guidato la manuale, ero abbastanza connesso con la La macchina. manuale. Sì. Il doppia frizione è un po' Però ci siamo differente. staccati, stavamo dicendo che questa è un bel intruso. Allora, Allora, Mégane RS, facciamo un attimo il punto, ragazzi. Honda Civic Type R, che questa è sì. una serie limitata, ne parliamo tra un attimo, state incollati. La tua, la Mégane RS Trophy, Leon Cupra, ok?
Cupra Leon, e poi potremmo aggiungere una Ford Focus RS che io ho già portato nel canale tempo fa. Sì. Comunque, queste sono tra le prime tre, io terrei sempre Megane, Hyundai e Civic. Allora, io vorrei riprovare la Leon, ok? La Hyundai per me è stata una grandissima sorpresa, una piccola conferma perché avevo avuto tempo fa sulla prima serie, la seconda è molto migliorata. Diciamo che l'assoluto stato dell'arte tra le trazioni anteriori, io mi sento di sottoscrivere col sangue che è la Honda Civic Type R. Assolutamente È una confermo. vettura progettata senza se e senza ma, nel senso focalizzata sulle performance pure come trazione anteriore, quindi con un anteriore spaventosamente focalizzato e con poi una struttura molto raffinata. Sì. E lasciami dire, vederti tremare Sì. è stata, per quanto mi riguarda, una conferma ancora più forte della mia guida. Ok? Perché l'effetto che fa questa vettura è un effetto veramente di emotivo molto molto forte. Perché ti lascia, l'abbiamo detto nel canale, ribadiamo il concetto forte. La forza di questa vettura è un po' della Hyundai, è il loro equilibrio, equilibrio. Equilibrio, certo. Sono macchine equilibrate, quindi ti lasciano anche molto spazio a chi non è dotato di fondamentali di guida, Vero, vero. ok? La C'è Megane no, tutto. la Megane La Megane va guidata no. col Ed è culetto un quello po' più l'elemento che stretto. la Megane ti conquista, Il il suo carattere. carattere. Marco, tra le tre io ho preferito la Type R. A parte che di motore mi sembra che vada un pelo di più, 20 cavalli in più, ma 2000 di però è anche cilindrata. il modo in cui Cioè, eroga. quei 200 centimetri cubici ti consentono di lavorare sui regimi e sulle curve di erogazione come vuoi. Marco, poi sotto al cofano c'è un motore che è ancora più bello recensire oggi dopo aver provato la Megane e la Hyundai, 320 cavalli. Voglio sentire questo motore. Quanto allunga? Attenzione, Attenzione! attenzione! 320 cavalli. Quindi questa è un 2000, Matteo. È un 2000 anche la Hyundai. E ne ha 280. È un 1800 La la Megane. Megane e ne ha 300. Sono tutte turbo, eh? Sono tutte turbo. Ma ti ricordi quel discorso più da salottino, però lo anticipiamo. Anche qui cultura d'azienda, cultura della casa, cultura del marchio. Rispetto al motore, a un motore tedesco, rispetto a un Audi, a un Volkswagen, rispetto ai motori VAG, dove sono pa, ti danno e quindi wow! Questa tira tanto su. Questa tira tanto su, non è per niente vuota in basso, malgrado Ma sia un zero. V-Bank, ed è una scelta anche questa progettuale, continuare a progettare e a tirar fuori motori che si esprimono bene lungo tutto l'arco di coppia. Qui con una propensione verso l'alto, cioè non è il motore che, ma no, quando schiaccia, non schiaccia per niente. Lo senti che non schiaccia per niente? Non è che ti dice, wow, no, mamma mia, che problema. È una macchina che ti ha tanto spazio, tanta vivacità agli alti piani dell'erogazione. Che Non bello! voglio più sentire dire che la trazione anteriore è la trazione dalla parte sbagliata. Diciamo che è anche quella una bella trazione se è Assolutamente. stata posizionata sull'auto giusta. Cambio manuale. Il cambio manuale è una condizione sine qua non per questa macchina. Cioè, gli ingegneri e il marketing di Honda non l'ha mai preso in considerazione. A domanda, io andai alla presentazione stampa di questa e ci fu una domanda di un collega francese, quale disse: ma perché non avete pensato ad adottare un cambio a doppia frizione? Già questo te la dice lunga, già questo te la dice lunga. L'ingegnere tedesco. Allora c'era il marketing che l'ha guardato e poi ha dato parola all'ingegnere giapponese, che in un inglese che sembrava Giapponese, sì. esatto, ci avevamo tutti la traduzione simultanea, ha detto: Honda non ha preso in considerazione neanche un secondo l'idea di dotare FK8
è l'ultima, di un cambio a doppia frizione, perché per noi la connessione vera tra pilota e auto si realizza con un cambio manuale. Cioè, da applausi, ragazzi, questo te la dice lunga, questo è da applausi. Lo vedi questo pomello? Questo è un pomello ricavato dal pieno, no? Si comprende. È così da 25 anni. Sterzo. Bellissimo. Bellissimo, basta, però. Basta l'aggettivo. Bellissimo, però come quello dello Hyundai, è paragonabile assolutamente al livello di quello della mia. Cioè, sono i due sterzi che io prendo come assolutamente riferimento. Bellissimo, perfetto. Ma poi, Marco, prima salivi su questo tratto velocissimo, qua si fanno i 170 in salita, ma tu l'hai sentita la morbidezza? Siamo in modalità sport, non scricchiola da nessuna parte. Ora la macchina ha quanti chilometri? Pochi. No, 16.000. attenzione, okay. Simone li fa tutti in pista. Questa è una macchina che va in pista. Ma lo senti come è? Hai preso una buca, te l'hai sentita la tutum buca. Tutum. Tutto, qua abbiamo un McPherson davanti. Un materasso in lattice qua dentro. Sì, sì, sì. Con una, tra l'altro, una precisione degli inserimenti da macchina molto più rigida, molto più a tavola. Assolutamente. Invece siamo proprio in un brodo di giuggiole in tutti i sensi: emotivo, tecnico, prestazionale. Siamo saliti sia io che te per la prima volta qua dentro e non gli abbiamo dato del lei, Marco, mi dispiace, ma stavolta devo dire il contrario, perché qui gli abbiamo proprio dato del tu subito. Però posso dire una cosa, tu hai guidato come non ti ho mai visto guidare. Te lo giuro, ma infatti non ti ho mai visto guidare così fino adesso. Hai guidato veramente, tu eri un tutt'uno con la macchina ed sei andato forte, hai fatto certi passaggi veramente correttamente, pure, cioè dal punto di vista tecnico molto ben impostati. Io non ti ho mai visto guidare così. È la macchina. Esatto. E che vuol dire questo? Alziamo un attimo, anche se è un discorso da salottino, lo riprendiamo velocissimamente al salottino. Ma che vuol dire questo? Portiamo a alzare il livello di emozione più in alto. Se è la macchina, tu come ti sei sentito? Con la macchina, io e la macchina un unico blocco, connesso, totalmente connesso, mia. Quante volte capita? Pochissimo, raramente, a volte sembro, mi arrabbio perché dico: Matte, ma perché non sai guidare? Perché fai questi errori? Poi guidi questa macchina e un po' quella paura, quel timore, quell'insicurezza ti passa, perché se poi mi dici che, vedi, mi hai detto: Matte, hai guidato come non ti ho mai visto, allora penso che dipenda anche molto dall'oggetto in questione. Esattamente. Esattamente, perché l'aspetto, l'elemento emotivo che ci innesca la macchina, l'emozione forte ci dà una velocità maggiore di connessione con essa, ok? E questa è una macchina che si lascia guidare. Hai visto quanto, poi magari la vediamo da fuori, no? Mette anche un po' di soggezione con tutte. Non è una macchina bella, non possiamo dire che questa macchina molto sembra la macchina di Mazinga Z. Esatto. Non è una macchina bella rispetto all'ultima, la FL5, che è molto europea, cioè completamente un altro linguaggio stilistico. Questa non è una macchina bella, è una macchina cafona nel senso più bello del termine, però. Sì. Perché è una macchina che, a differenza della Hyundai che abbiamo guidato ieri, della i30, che è una macchina dissimulata e quindi può non piacere. Dici, cazzo, ma è uguale a quella di dissimulata. Che passa nel traffico e non si fa vedere, okay. Eppure invece è una macchina di un'efficacia straordinaria. Sì, sì, sì. Ok? Questa è una macchina che arrivi nel traffico, stai al semaforo, senti ruttare qualcuno vicino a te, dice: che cafone, è la Honda. Che ti tira un rutto gutturale. Vai dritto. Capito? Vai, è la Honda. Cazzo. Capito? E quindi è una macchina che si lascia vedere e soprattutto è una macchina che anche da ferma ti fa capire di che cosa è in grado di esprimere. Ricordiamoci sempre che chi progetta, chi vende, quando noi ci andiamo a presentare alle persone, ricordiamoci sempre una legge universale: l'elemento emotivo si attiva sempre prima di quello cognitivo, esatto. Quindi razionale.
L'elemento emotivo nelle macchine è fondamentale anche in fase di progettazione, quindi c'è una filosofia di fondo. La filosofia giapponese Subaru, la botta, la senti perché ci hai messo le mani? Ok? Ma a che ricordo io la Subaru, questa botta del turbo, allora 20 anni fa, comunque era gestita diversamente rispetto ad altri motori. È un approccio culturale che per esempio non hanno i tedeschi. La Honda ha questa regola di erogazione che hai detto esattamente tu, cioè 320 cavalli perfettamente Distribuiti. distribuiti lungo tutto l'arco di erogazione della potenza. Oh, i sassi. Oh, ma che tiro ha? Qua è tutto perfettamente equilibrato. Qui ci sono i sassi. Allora. Marco, lì hai fatto, cioè, manico lì, ti sei giocato un jolly da vero pilota. Che cosa? Matteo, non voglio apparire blasfemo, no? Facciamo un attimo un piccolo paragone con la i30N, no? Perché trazione anteriore, stesso segmento. La logica di progettazione ha delle assonanze. Chiaramente qua stiamo parlando del re, della regina, del re, ok? Stiamo parlando di Honda. La logica di progettazione ha delle assonanze, perché posteriore un multilink iper preciso, fantastica. Con anche questa, che è la più estrema, è la risposta alla R, alla radicale di Renault. È più semplice della Mégane. Cioè, tu con la Mégane, ma anche con la Trophy, puoi mantenere questi ritmi, ma arrivi giù che sei comunque più stressato. Questa ha il posteriore, hai visto il posteriore quanto è stabile? Tu levi gas a metà centro curva, levi gas perché lo devi levare. Se, hai visto quando hai detto Si può appunto sempre ci sbagliare siamo anche. giocati i jolly? Sì. Oh? Io che ho fatto là? Ho levato il gas e ho stretto la curva. Ok, tranquilla, la macchina, mai sentito qualche Niente, lineare, scompenso? perfetta, dritta. Fai questo in appoggio con la Mégane. Fai questo in appoggio con la Ti Mégane. parte dietro. Beh, questo c'è il passo anche un po' più lungo. Questa macchina è semplicemente il punto di riferimento assoluto tra le trazioni anteriori. E quindi questo punto di valutazione, secondo me, è proprio stato quello dell'emozione, quello Questo è il della. canale. Infatti, io sul canale, e qui ovviamente, ragazzi, chiudiamo perché stiamo andando troppo in là. Ho sempre bisogno di emozionarmi, perché poi svegliarsi la mattina, dopo 5 anni che io faccio prove su strada, monto video, gestisco clienti, perché poi serve pure un budget per mantenerlo, un canale così, sappiatelo. Se non provo poi quando vado a lavorare quell'emozione, quella forte emozione, non riesco, non ce la potrei fare. Mi serve proprio, è la mia benzina è quella lì per andare avanti, e quando, come è successo anche di recente con questa macchina, provo quella sensazione, quell'emozione dove Marco poi ti dice ti è scappata la lacrima, sì, te la confermo e ti dico che quell'emozione lì è proprio quella benzina in più che mi serve per continuare così, e soprattutto poi anche per coinvolgere gente del tuo calibro o tutti quelli che arriveranno, no? Certo, assolutamente. Le emozioni sono the thrill of driving, il brivido della guida, che non vuol dire una guida da brivido. Sì. Oh. Lo dici tu se iscrivono a sto canale oppure aspettiamo? No, scrivetemi al canale, ragazzi, mi Scrivetemi. raccomando. Scrivetemi. No, mi sono incastrato con le Ah, parole. vabbè, no, perché Fammi questa cosa parlare volevi piano, fare. perché sennò mi incastro. Scrivetevi al canale. Scrivetevi. Cioè, con la me. Ah, Iscrivetevi. is. Ah, giusto. Iscrivetevi al canale. Officina del Pilota, un bel like. E poi continuate a registrarvi, mettilo quel coso, MDM, il mio profilo. Ah, che c'ha tipo pochi follower, C'ho pochi follower, aiutiamolo. aiutatemi e poi io, i miei articoli, gli articoli li scriviamo su Motorsport Republic, che è il mio. Seguite Marco Della Monica Che è su il mio Instagram, blog. MDM. MDM su Instagram. Mettimi quella cosa, mi è piaciuta quella cosa che usciva Ah, sì? il login Instagram con scritto MDM, dai. Palle. Ok, grazie.
È stato gentile. Facciamo una cosa. Buonasera. No, come quella cosa. No, tu devi fare. Io e te dobbiamo fare un podcast dove facciamo. Diciamo, io ti prendo in giro e basta. Tutto il giorno così. Non t'ho detto, non devi sbattere, perché questo lo vedi? Vibra i microfoni, trema, poi mi rovini l'audio. Invece a me scrivete su tu MDM. Mangia più pesce perché c'è bisogno di fosforo, però ecco sì. Et, come dice lui da boomer. Et MDM, no, MDM da boomer. Io poi non sono boomer, ma comunque. MDM su Instagram, boomer, Marco della Maia. Non sono boomer. Però i boomer forti come te sono i boomer che vanno seguiti. Sì, ho capito, ma io non sono boomer. No? No. Allora comunque. Allora ce lo dimostro. Generazione X. Generazione X. Grazie, eh. Ciao, bello. Ciao, ragazzi.